io ho redatto la prima carta natale di Matteo Tafuri. La carta natale, ricordiamolo per chi non lo sapesse, è la fotografia del cielo di come si presentava al momento del primo respiro di Matteo Tafuri, di un individuo in genere. Primo respiro e posizione geografica. Guardiamo il cielo e sappiamo un sacco di cose, sappiamo, abbiamo la radiografia completa di una persona. Posso considerarla la carta natale completa perché l'unica carta di cui si ha conoscenza è questa qua di Luca Gaurico. Luca Gaurico è un contemporaneo di Matteo Tafuri, che è anche un vescovo e un astrologo con il quale entrano in collisione molto probabilmente per ragioni politiche, perché sembra che appartenessero a due partiti differenti, ma anche poi c'era stata la guerra tra gli spagnoli e i francesi, e Matteo Tafuri predisse la vittoria francese, purtroppo non avvenne questo. Quindi Luca Gaurico comincia a scrivere delle fandonie pazzesche, e qui in questo libro c'è per la prima volta la traduzione della carta, mai ancora fatta, e noi attendiamo anche che venga fatta la traduzione, noi l'abbiamo fatta in questo libro, la traduzione della carta del commento alla carta natale del Gaurico. Vi leggo soltanto la prima frase del Gaurico e poi considerate voi, vuol dire, che persona è questo Gaurico. Eccelleva nelle discipline matematiche, dice il Gaurico, e nelle lettere latine e greche, prima di essere dichiarato pazzo. Comunque tendeva a farsi del male e, dopo anni di orge frequenti e abuso di sostanze alcoliche, arrivava all'alienazione di se stesso. In questa sua alienazione, chiuso in se stesso, pur evitando di parlare, proferiva parole comunque dissonanti. E continua Gaurico su questo tono. Quindi vediamo un pochettino se noi dobbiamo a questo punto prendere in considerazione anche queste cose. Quindi ritengo che la carta natale che io ho letto è la prima carta natale veramente corretta del Tafuri. Andiamo con l'altra slide. Ecco qui, questo è il grafico del tema di nascita di Matteo Tafuri. La cosa che appare subito evidente in un tema zodiacale, ve lo spiego in parole molto semplici, è questo: l'orizzonte con il meridiano. Ebbene, questa non è altro che la croce zodiacale, la croce che divide il tema di nascita in quattro sezioni. Questa è la carta di Matteo Tafuri. Entriamo nel vivo della sua personalità per vedere un pochettino, prima di tutto, a quale segno zodiacale Matteo Tafuri apparteneva. Matteo Tafuri era 8 agosto 1942, sole in Leone. Apparteneva al segno zodiacale del Leone. Bene, le caratteristiche dei leoni è che portano tutta la loro realtà quotidiana a livello di manifestazione. Prendono l'energia di quel momento, del sole che è stato nel cielo, il sole di agosto, quando noi andiamo al mare, ci manifestiamo. Ebbene, l'individuo leone è un individuo molto orgoglioso di se stesso, molto coraggioso, tende a rendere attraverso atti eclatanti, a far passare quello che gli capita durante la vita. Faccio un esempio: scende di casa, gli succede la minima cosa, tutta la giornata come chissà che è successo. Ebbene, però è un individuo molto coraggioso, appartiene al segno di fuoco, quindi ha molta molta energia e in qualche modo tende a manifestarsi, a mostrarsi. Ecco, il punto debole del leone è se lo tocchi un po' sull'orgoglio. Se lo tocchi sull'orgoglio, il leone un pochettino ci soffre in qualche modo. Quindi Matteo Tafuri era del segno zodiacale del leone.
Questa carta, quindi, vediamo che divide la carta natale in due settori. Il settore a nord e il settore a sud, l'orizzonte sta al centro, divide. Quindi noi siamo qua, i pianeti che stanno sopra l'orizzonte, noi li vediamo, i pianeti che stanno sotto non li vediamo. Archetipicamente questo significa soltanto una cosa, che noi abbiamo piena coscienza di quelle energie che stanno sopra l'orizzonte. Quindi guardate quanti pianeti c'ha Matteo Tafuri sopra l'orizzonte. Sotto l'orizzonte pochi. Guardate soprattutto nel settore a sud-ovest, ha 5 pianeti. Questo significa che Matteo Tafuri era una persona molto estroversa, tendeva ad avere molta responsabilità per la propria vita manifesta. È meglio che io vedo la carta da qua, perché si vede un po'. Quindi quello che sta sopra l'orizzonte definisce l'estroversità di una persona, mentre sotto abbiamo soltanto 2 pianeti. Allora andiamo a vedere anche l'ascendente. L'ascendente in Sagittario ci mostra un Matteo Tafuri sempre aperto verso i viaggi, verso la speculazione filosofica. Ma guardate caso che questo Matteo, quello che noi stiamo andando a vedere con l'ascendente è quello che in realtà noi troviamo dalla biografia. Cioè, la biografia ci narra che Matteo Tafuri era una persona che era dedita ai viaggi, era un grande filosofo. Quindi l'ascendente in Sagittario ci descrive questa persona. Guardate come Nettuno sta nel segno del Sagittario. Qui c'è una potentissima energia manifesta in Matteo Tafuri, perché Nettuno è domiciliato nel segno del Sagittario e quindi dona, diciamo, anche quei sogni, quella garbata gentilezza, quell'essere vicino anche al mondo di tutti i giorni, a quell'espansione massima nella società che poteva avere Matteo Tafuri. In questo ascendente c'è anche un riferimento alla sua professione, per esempio di medico. Quindi in un ascendente con Sagittario e soprattutto Nettuno congiunto all'ascendente, l'ascendente è, diciamo, come noi in qualche modo ci manifestiamo il mondo esterno, ma anche quelle energie interiori, come noi ci piace manifestarci quando le energie interiori fluiscono in maniera positiva. Quindi Matteo Tafuri gli piaceva andare da una parte all'altra, gli piaceva espandersi al massimo nella società. Poi andiamo a vedere gli altri pianeti. Per esempio, non possiamo prenderli tutti per brevitare, perché altrimenti finiamo domani mattina, però con gli altri principali, per esempio, è la Luna. La Luna sono le emozioni. Ebbene, Matteo Tafuri a livello emotivo era molto legato alla relazione, tendeva ad relazionarsi molto alla gente, tendeva a instaurare un rapporto di fiducia soprattutto con il prossimo. Guardate dove sta la Luna, che sta nella casa decima. La casa decima è la casa della carriera, quindi ci mostra un Matteo Tafuri piacevolmente a contatto con le personalità politiche di quell'epoca, proprio quello che ci narra la sua biografia. Vedete come i dati della carta natale che noi possiamo riscontrare sulla biografia ci narrano quello che c'è nella biografia. Per esempio anche la Venere sta in bilancia, quindi significa che in amore, sentimentalmente, Matteo Tafuri aveva un grande bisogno di stare a contatto con una donna, ma anche il mondo estetico è espanso al massimo nella società, perché venne visitato da Matteo Tafuri, che trovava, ricercava, sentiva il profumo dell'arte ovunque andava. Per lui il bello stava in tutte le cose. Poi andiamo a vedere Giove nel segno del Cancro e Marte nel segno del Cancro. Beh,
nell'ambito un po' della famiglia c'erano un pochettino di intoppi, cioè se da una parte Matteo da Furi cercava la sua felicità in ambito familiare, quindi cercava la soddisfazione, aveva un rapporto ottimistico verso la vita, sempre in ambito familiare, Marte in Cancro ci dice che ci furono molti contrasti, perché è lì che metteva l'azione maggiore. In una casa, entrambi i pianeti, anche nella settima casa, della casa della relazione, ci descrive Matteo da Furi che aveva un bisogno davvero di una relazione, di instaurare una relazione forte. Poi andiamo a vedere anche altri pianeti. Saturno lo voglio lasciare un po' per l'ultimo. Per esempio Mercurio, l'intelligenza era una qualità molto spiccata, perché Mercurio si trova nel segno del leone. Mercurio nel segno del leone dà una forte, una spiccata intelligenza creativa, quindi è una mente, quella di Matteo da Furi, che è molto, riesce a fare molti collegamenti veloci. Quale attività migliore dell'astrologia? Perché l'astrologia richiede dei collegamenti mentali simbolici molto veloci, quindi in qualche modo stiamo scoprendo che quello che stiamo trovando nella carta natale è ancora quello che ci dà la biografia, perché Matteo da Furi era anche un astrologo, anzi soprattutto un astrologo. Vi ho descritto fino a questo punto un Matteo da Furi molto estroverso, molto esteriore. E ma com'è che Matteo da Furi allora? È stato ricordato anche per essere vicino al mondo dell'occulto, del mistero. Beh, ancora qui c'è la risposta. Questo possiamo vedere andando a vedere dove c'è il pianeta principale, l'astro principale, che è il Sole. Il Sole e Mercurio stanno nell'ottava casa. L'ottava casa è la casa della morte, dell'occulto, del misterioso, di quello che entra sottoterra per poi rinascere, il simbolo della fenice che rinasce dalle ceneri del passato. Quindi questo il Sole e Mercurio nell'ottava casa ci dice che il campo di azione di Matteo da Furi, l'intelligenza, era a servizio dell'occulto, del misterioso. E guardiamo un attimo il segno, per esempio, dello Scorpione, cosa si trova? Si trova il nodo nord della Luna e Plutone. Plutone non indica altro che la trasformazione che durante la vita dobbiamo affrontare, nonché il nodo nord, quelle possibilità che stanno in qualche modo, che ci mandano a livello emotivo, ci sganciano dal passato. Infatti il passato, il nodo sud, sta nel segno del Toro. Vuole dire che in ambito dei beni materiali, in ambito di tutto ciò dei possedimenti, Matteo da Furi si trovava molto bene. Era magari il mondo consolidato dove viveva, essendo stato anche un clerico, però era in un ambito in cui ancora sussistevano molti meccanismi innati di comportamento. La mente era bloccata, le emozioni erano bloccate ancora in questo settore. Quindi le maggiori possibilità ce le narra, ce le dice il nodo nord, che guarda caso sta nel segno Scorpione. Quindi nel segno dello Scorpione il nodo nord ci sta dicendo che Matteo da Furi avrebbe potuto vincere, avrebbe potuto andare avanti sbloccandosi dalle emozioni passate, dal sistema precedente, soltanto attraverso lo studio dell'occulto, del misterioso, perché il segno dello Scorpione, tutto ciò che sta sotto la terra, nascosto, segreto. Quindi anche Plutone, però ecco, stanno anche nella decima casa. Guardate che la decima casa è la carriera, quindi significa che tutto questo, il mondo dell'occulto, il mondo del misterioso, doveva essere messo a servizio della carriera. Precisamente
il Matteo da Furi che oggi conosciamo noi tramite la sua biografia. La carta natale ce lo sta dicendo, non è qualcosa che sto inventando io, è lì, è scritto sui pianeti. L'ultimo pianeta che è da considerare è Saturno. Saturno sta nel segno dell'acquario, e Saturno sta ben domiciliato nel segno dell'acquario, però vado a scoprire che Saturno è un pianeta retrogrado. I pianeti possono essere stazionati retrogrado o diretti, cioè a seconda del nostro punto di vista un pianeta può apparirci che va indietro e quindi è retrogrado, oppure che va avanti, oppure che è stazionario. Ebbene, questo ci indica la direzione delle energie interne che in qualche modo noi ci troviamo ad affrontare. Saturno retrogrado nel segno dell'acquario, ma soprattutto nella casa seconda, ci indica che appunto Saturno è quel pianeta che crea l'aspetto separativo, che separa, che divide, per proteggere l'io dagli influssi esterni. Quindi un Saturno retrogrado indica come abbassate le barriere di Matteo in questo senso. Quindi un Matteo magari che si fidava anche della gente nel campo della seconda casa, nel campo della seconda casa. Saturno in seconda casa ci dice che sicuramente nel campo dei beni personali Matteo ha perso tantissimo. In effetti, quello di cui noi conosciamo, sappiamo che all'età di, se non vado, 66 anni, Matteo da Furi ha percepito soltanto una misera pensione, è tutto là, da pochi mesi, come dice lo stesso da Furi. Però abbiamo anche un altro dato che ci dice che durante la sua vita sembra che Matteo da Furi non abbia avuto una lira. E allora Saturno nella seconda casa retrogrado ci sta dicendo proprio questo. Quali pianeti abbiamo altri da considerare? Allora, qui in questo istante noi abbiamo un sacco di altre informazioni della carta natale, perché ci stanno tutti gli aspetti che sono una ventina, ci stanno tutti i segni nei vari, le case nei vari segni, insomma ci sta una varietà di dati che metteremo sino a domani mattina. Io ho messo 100 pagine di libro per scriverlo, e chi lo leggerà vedrà la personalità di da Furi nei minimi particolari. Questo mi è servito per descrivere che comunque la personalità a base del da Furi, che coincide con la sua biografia, ma non solo ho fatto questo, voglio portarvi soltanto un altro esempio, ho fatto un'altra operazione. Ebbene, noi attraverso quella che viene chiamata carta natale progressa, e vediamo quest'altra immagine, noi possiamo sapere non solo l'energia base di una persona, la personalità di un individuo, ma come e quale energia interiore l'individuo si è trovato ad affrontare nel corso di tutta la vita. Perché la carta natale progressa, ve lo spiego brevemente cos'è. Le progressioni secondarie sono questo: si esce dalla fotografia della nascita, ma il cielo ovviamente continua a andare, i pianeti continuano. Ebbene, da come questi pianeti continuano a girare, a ruotare, noi possiamo sapere quali sono le energie in gioco durante tutto l'arco di una persona, quali modi la persona ha dovuto affrontare durante tutto l'arco della sua vita. Allora, io nel libro ci sono scritti gli anni in cui Matteo da Furi ha avuto questi sblocchi oppure questi intoppi. Voglio farvi soltanto un esempio che ho preso, per esempio il 27 marzo del 1569, quando Matteo da Furi è stato condannato, è stato carcerato. Bene, io ho preso quel mese, sono andato a vedere giorno per giorno e non c'è nessuna energia maggiormente nefasta del giorno 27 marzo 1569, perché guardate il tema progresso, cosa troviamo nel tema progresso?
uno stelo nel segno dello scorpione, nel segno della morte, del misterioso, dell'occulto. In prima casa lo stellium non è altro, ve lo dico in due parole, una presenza di C4 o più pianeti in un segno o in una casa. Significa che la singola energia planetaria si confonde con le altre che è accanto, però si rafforza il significato della singola casa o del singolo segno. In questo caso il segno importante è il segno in prima casa dello scorpione. Qui troviamo un Matteo da Furi totalmente a terra, un Matteo da Furi con le forze, nelle forze totalmente distrutto, a cui nulla va più di vivere e di andare avanti proprio perché lo troviamo in prima casa. E se ci sono in quel giorno dei transiti che ci indicano e che ci confermano le progressioni, qui abbiamo davvero l'energia nefasta. E andando a vedere i transiti di quel giorno, guardate, sono cose davvero impressionanti, almeno guardate un altro stellium dei pianeti di transito che vanno a confermare i pianeti progressi nell'ottava casa, sempre la casa della morte. Quindi non ci sta dicendo altro che in quel mese Matteo da Furi sta distrutto. Poi vedrete, ma nel libro, se chi lo leggerà, che si risolleverà.